Prima di cominciare con il video, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e passare nella descrizione, dove ci sono tanti link utili, come ad esempio il contest Road to 15k. Mi raccomando, sostenetemi, lasciate un bel like al video, come ho già detto iscrivetevi, attivate la campanellina, andate nella descrizione per tutti i miei sponsor e per tutti i miei contatti. Detto questo, ragazzi, vai con la intro. Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto. Se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se non vedi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto. Se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se vedi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un nuovo video su alcuni completi per il personaggio uomo. Penso di portare in giornata anche un personaggio donna, qualcosa sul personaggio donna, però non ne sono sicuro, quindi vedrò il tempo che avrò per poterlo fare, anche perché richiede molto molto tempo. Allora, per fare questo glitch, ragazzi, vi lascerò qui in alto a destra ora e come fare il glitch in maniera proprio dettagliata, però comunque lo spiegherò anche in questo video. Allora, in primis, se vogliamo fare i completi per un personaggio uomo, dobbiamo avere il secondo personaggio donna. E nel primo personaggio mettiamo un completo standard, mi raccomando. Poi nel secondo personaggio donna lo creiamo al momento, lo creiamo come vogliamo, cioè come cazzo ci farà noi, oppure così alla cazzo come l'ho creato io, tanto per crearlo, tanto non servirà, ragazzi, perché questo andrà cancellato. Allora, dico subito fin dal principio che tutti i completi che andremo a fare passeranno sì al primo personaggio, ma quelli che si hanno già al primo personaggio andranno persi, ragazzi. Quindi poi non mi venite a dire ah ma tu non l'hai detto, no l'ho detto, oppure altre cazzate del tipo ho perso i completi. Allora ragazzi, qui vi faccio vedere tutte le numerazioni dei guanti, di quello che serve. Allora andremo a fare tre completi, quasi tutti e tre uguali, quindi per tutti e tre i completi i guanti saranno gli stessi, gli scarponi saranno gli stessi, solo nel terzo completo cambieranno gli scarponi. Quindi fate bene attenzione a tutti i numeri e tutto quello che vi sto facendo vedere. Quindi andiamo in pantaloni sportivi. Io adesso, ragazzi, qui non riesco a leggere bene perché comunque mentre si edita è un po' difficile leggere. Quindi questi sono tutti i vari componenti che dovremo andare a mettere. Quindi andremo in tute, andremo in giacche di pelle, ragazzi, e metteremo questa giacca nera, non questa grigia ma quella nera. Aspettate un attimino che scendo un attimino, non è questa, è questa qui, ragazzi. Quindi vedete bene tutti i vari componenti che io vi sto facendo vedere. Poi andremo in magliette dentro il pantalone e andremo a selezionare una maglietta dentro i pantaloni. Aspettate ragazzi che è un macello qui ogni volta per trovare le cose. Andremo a selezionare una maglietta color melone, qualcosa del genere, che però comunque
fate sempre attenzione a guardare questa maglietta qui, ragazzi, a guardare la numerazione delle magliette, che tanto comunque se ci fate caso all'inizio del coso c'è, che ne so, 25 di 36 oppure è. Quindi dovete vedere quei numeri lì voi. A questo punto andiamo a cambiare gli scarponi, andiamo a mettere gli stivali, insomma, mettiamo gli stivali. E come ho già detto, sia che per il primo che per il secondo completo, ragazzi, gli stivali saranno uguali. Per il terzo completo cambieranno, e la stessa cosa sarà per i guanti. I guanti saranno uguali per tutti e tre i completi, quindi salterò sia il passaggio dei guanti per il primo e per il secondo e per il terzo, e salterò gli scarponi anche per il secondo, insomma, per capirci, ragazzi, avete capito insomma quello che vi voglio dire. Quindi andiamo a cercare sti cazzi di scarponi, che qui ce ne stanno un bordello. Quindi avete visto gli scarponi. Una volta fatto il tutto, ragazzi, salvate il completo, lo salvate, che ne so, completo 1, completo 2, completo 3, vedete voi, salvate il completo, mettete un numero e lo salvate. Stessa cosa per il completo 2, ragazzi, andiamo a tenere i guanti e andiamo a tenere i scarponi, gli stivali, come cazzo li volete chiamare, però andremo a cambiare la tuta, il giubbotto di pelle e la maglietta dentro ai pantaloni. Quindi andiamo subito a cambiare la tuta, andremo in pantaloni sportivi e cambieremo la tuta. Allora, per rifare per fare questi completi non ci servono tanti soldi, quindi lo potete fare anche chi è povero, insomma, che magari ha pochissimi soldi. Quindi metteremo la tuta grigia, andremo in giubbotti di pelle e andremo a mettere il giubbotto di pelle, questo qui, ragazzi. Una volta fatto questo, andremo in magliette nei pantaloni e metteremo la mi sembra tattica verde, qualcosa, non tattica, comunque vabbè, vedete sempre il numerino. Aspettate un attimino, che andiamo a mettere questa qui, ragazzi, questa magliettina qui. Quindi, come ho già detto prima, lo stivale non andremo a cambiarlo, andremo semplicemente a salvare il completo e lo salveremo in un altro slot. Per il terzo completo, ragazzi, andremo a cambiare anche gli stivali. Quindi ora cambiamo la tuta, metteremo questa tuta qui, poi andiamo in giubbotti di pelle e cambieremo anche il giubbotto di pelle, ragazzi, e la maglietta nei pantaloni, metteremo un altro tipo di maglietta. Mi sono dimenticato la maglietta, raga, l'ho detto adesso, cambieremo la maglietta, invece mi sono dimenticato. E metteremo questa maglietta qui, ragazzi. Una volta fatto tutto, andremo a cambiare gli stivali e dovremmo passare al primo personaggio. Mi raccomando, ragazzi, guardate sempre i numerini. Quindi salviamo anche questo completo. Ricordatevi, ragazzi, sono i primi tre completi.
Nella seconda parte del video spunteranno anche altri completi, ma perché comunque sono esperimenti che stavo facendo, provando delle cose per tirare fuori qualche completo da uomo, per tirare fuori jogger bianchi, blu. Però allora lì che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel creatore, creare una gara, fare tutto quello che ci richiede il gioco per creare una gara. Come state vedendo, io lo sto mandando in velocità perché altrimenti il video già è lungo, così sarebbe stato lungo veramente tanto, quindi ho preferito mandarlo in velocità. Una volta che abbiamo creato la gara, che deve essere superiore a 1 chilometro, la proviamo, o comunque 1 chilometro spaccato, facciamo start online, andiamo in seleziona personaggio, ragazzi, andremo sul nostro personaggio secondario, non sul principale, mi raccomando, cercate di non fare questo errore perché altrimenti cancellerete il personaggio primario. Una volta che siete sul vostro personaggio secondario, lo riconoscerete dal cartello alzato, vedete? Fate elimina, schiacciate per eliminare, dovete digitare elimina, non copiate e incollate perché tanto non ve lo farà fare, lo dovrete scrivere voi manualmente elimina. Schiacciate per eliminare e non appena vi comparirà il personaggio e avrete la possibilità, dovete tornare alla storia. Mi sembra schiacciate cerchio e tornate alla storia, ragazzi, adesso non è che mi ricordo bene, sì, comunque cerchio per tornare alla storia. Quando siete nella storia fate start online, sessione solo inviti, se volete, beh, magari non vi rompe il cazzo nessuno, insomma, no? Andate in sessione e avrete i completi. Allora, ragazzi, alcuni completi non li guardate proprio, dovete guardare solo l'1, il 2 e il 3, questi qui che vi sto facendo vedere. Gli altri erano esperimenti che non si vedono, quindi non sono riusciti e non si vedono. Allora, qui, ragazzi, manca l'ultimo passo, dobbiamo mettere i guanti. Per mettere i guanti verremo, una volta selezionati il completo, verremo qui e andremo a selezionare i guanti, ragazzi. Come vedete si mettono i guanti, e così per tutti gli altri completi, questo e l'altro completo ancora. Dopodiché andremo a salvare i completi e il glitch è fatto, ragazzi. Spero che i completi vi piacciano, un saluto a tutti, al prossimo video.